I primi mesi del 41 vedono gli italiani in difficoltà su tutti i fronti. In Albania contro i greci, in Africa contro i britannici e nel Mediterraneo contro la Royal Navy. Tuttavia la conclusione della guerra può sembrare ancora incerta. Infatti anche la Gran Bretagna si trova in difficoltà ed è sola a combattere contro l'asse italo-germanico, poiché la Francia è uscita di scena, mentre Stati Uniti d'America e Unione Sovietica non sono ancora scesi in campo. Le forze armate germaniche non sono riuscite ad effettuare lo sbarco in Inghilterra, ma sembrano tuttora capaci di svolgere un ruolo risolutivo per le sorti della guerra. Molti si illudono che questo conflitto possa finire presto, tanto che nel gennaio 1941 perfino il ministro degli esteri italiano Galeazzo Ciano si turba udendo il suo collega tedesco Joachim von Ribbentrop dichiarare che la guerra non finirà prima del 1942. In ogni caso, i britannici stanno ottenendo da alcuni mesi risultati consistenti contro gli italiani. Il 9 dicembre hanno dato inizio a una grande operazione in Africa settentrionale che li porta il 3 gennaio ad attaccare Bardia in territorio libico, che occupano il giorno dopo. Il generale Paolo Puntoni, aiutante di campo del re d'Italia, annota nel suo diario che il presidio di Bardia non può ricevere aiuti poiché l'aviazione avversaria ha conquistato il dominio del cielo africano. Il 4 gennaio, quando Bardia cade, si riunisce a Roma il Consiglio dei Ministri e Mussolini ammette che la guerra ha preso un andamento sfavorevole dall'11 novembre 1940, vale a dire dal giorno in cui gli aerosiduranti britannici hanno colpito le tre corazzate ancorate a Taranto. Mussolini teme perfino che le truppe nemiche in Libia possano raggiungere e superare Tripoli. In effetti, dopo aver conquistato Bardia, i britannici vanno avanti senza incontrare molta resistenza. 45.000 italiani, comandati dal generale Bergonzoli, sono fatti prigionieri. E il 6 gennaio, Vittorio Emanuele III, preoccupato e scosso, dice a Ciano: da troppo tempo in Italia una sedia si chiama un palazzo, ma ciò non toglie che la sedia resti sedia. Così le nostre divisioni, scarne e disarmate, di divisioni hanno soltanto il nome. Il re arriva a prendere in considerazione l'ipotesi di uno sbarco inglese in Italia. Il suo aiutante di campo annota nel diario che l'aviazione ha subito perdite gravissime, tanto che in Africa sono rimasti sì e no 100 aeroplani. Si ha l'impressione che la guerra vada avanti alla giornata. Dopo la caduta di Bardia e l'ingresso del nemico in Libia, l'opinione pubblica italiana è depressa. Un generale dei carabinieri, Azzolino Hazon, incontra l'aiutante del re e gli fa un quadro fosco della situazione interna. Il partito fascista e Mussolini perdono ogni giorno terreno. Cresce il malcontento contro i gerarchi e cresce la disistima nei capi. Molti auspicano che uomini nuovi e moralmente sani vadano al governo. Sul fronte albanese, i greci continuano ad avere l'iniziativa. Ciano annota l'11 gennaio che gli italiani arretrano. Le truppe, anche quelle fresche, tengono fino a quando non si manifesta la pressione greca, ma sotto l'urto cedono e anche rapidamente. Perché? Mussolini trova che tutta la situazione è un inesplicabile dramma, tanto più grave in quanto inesplicabile. Il 16 Mussolini si reca in Puglia per incontrare il generale Cavallero, ma torna a Roma scuro e pessimista. Il fronte non è ancora stabile, nonostante i rinforzi e i materiali spediti. Scontri aeronavali hanno luogo frattanto nel Mediterraneo, durante i quali gli italiani, assieme ai tedeschi, ottengono alcuni successi. L'11 gennaio 1941 il bollettino di guerra annuncia: per la prima volta le unità del corpo aereo tedesco, in fraterna e stretta collaborazione con le unità aeree italiane, hanno brillantemente partecipato all'attacco di formazioni navali nemiche, riuscendo a colpire una delle navi portaerei con bombe grosse e medie.
Le memorie di Churchill confermano trattarsi della Illustrious, la portaerei da cui l'11 novembre 1940 si erano levati in volo gli aerosiluranti britannici diretti a Taranto. Il bollettino italiano del 17 annuncia che i bombardieri tedeschi, scortati da caccia tedeschi e italiani, hanno nuovamente colpito la Illustrious nel porto di Malta. Oltre che con gli aerei, i tedeschi cominciano a venire in aiuto degli italiani anche con forze di terra. In gennaio Hitler invia in Libia un reparto dotato di cannoni anticarro e decide di costituire un corpo corazzato, l'Afrika Korps, appositamente attrezzato per dare manforte agli italiani nella guerra del deserto. Possiamo immaginare lo stato d'animo di Mussolini allorché il 19 gennaio deve recarsi nella villa di Hitler presso Salisburgo. Come Ciano scrive il 5 gennaio, Mussolini ha rinviato questo incontro perché non ama presentarsi al Führer sotto il peso dei numerosi insuccessi non riscattati almeno parzialmente. L'incontro tuttavia è cordiale e non ci sono le condoglianze nascoste che tanto avrebbero imbarazzato il duce. Hitler spiega anzi come gli sia impossibile sbarcare in Inghilterra. Assicura che i tedeschi interverranno nei Balcani e in Libia. Chiede al duce di convincere la Spagna a entrare in guerra, perché lui non ci è riuscito. Però, al di là delle apparenze e delle cortesie, Mussolini capisce di contare poco e di non poter condurre quella guerra parallela e autonoma che fino all'autunno del 1940 gli sembrava realizzabile. Tornando a Roma, Mussolini apprende che in Libia anche Tobruk è perduta. I britannici vi catturano altri 25.000 prigionieri, oltre a carri e artiglierie. Molti reparti italiani, prima di soccombere, combattono eroicamente. In questa guerra tanti giovani sacrificano le loro esistenze, mentre le autorità politiche e militari, compresi i supremi comandi, operano spesso con improvvisazione e leggerezza. Anche il re se ne indigna. Il 23 dichiara al generale Puntoni che Mussolini, parlandogli delle operazioni in Africa, gli ha fatto l'impressione che veda le cose più da giornalista che da generale. Il 26 lo stesso re ribadisce: la situazione militare è molto grave, le operazioni sono negative in tutti gli scacchieri, manca un'organizzazione seria nell'alto comando ed è quasi impossibile ridare all'esercito l'efficienza che gli occorre per continuare la guerra in maniera degna delle sue tradizioni. La battaglia si sposta presto a ovest di Tobruk. Si combatte attorno a Derna finché il 30 gennaio anche Derna è evacuata. Il 6 febbraio gli italiani perdono anche Bengasi. I bollettini parlano spesso del fortino di Jarabug, un'oasi del deserto, dove un piccolo presidio di soldati italiani si oppone eroicamente per giorni all'assedio britannico. All'inizio di febbraio partono da Napoli i primi reparti dell'Afrika Korps. E insieme con essi arriva in Libia anche Erwin Rommel, il generale tedesco che prende sotto il suo comando anche le truppe italiane colà dislocate. Rommel nel 1917 ha combattuto contro gli italiani nella battaglia di Caporetto. Nel 1944 si ucciderà dopo aver partecipato al complotto contro Hitler. Ma nel 1941 è solennemente ricevuto sia da Hitler che da Mussolini. È un grande esperto della guerra coi carri armati e ci si aspetta che le sue grandi capacità servano a risollevare le sorti del conflitto. In effetti, l'arrivo dell'Afrika Korps e di Rommel contribuirà a bloccare i britannici ai confini della Tripolitania. Dal dicembre 1940 al febbraio 1941, i britannici sono andati avanti per centinaia di chilometri, facendo più di 120.000 prigionieri. Il 25 febbraio entrano in contatto con l'Afrika Korps. Nell'Africa orientale gli italiani sono vicini al collasso. Ma si tratta di un disastro annunciato e inevitabile, perché sono più di 8 mesi che dalla madrepatria non arrivano rifornimenti. In gennaio gli italiani abbandonano Kassala al confine tra l'Eritrea e l'Etiopia e Mogadiscio in Somalia. Nel febbraio, in Eritrea, ha inizio la grande battaglia di Keren.
sempre in febbraio, ma in Albania, si combatte aspramente. I gerarchi del regime e perfino vari membri del governo, come Ciano e Bottai, sono richiamati alle armi e spediti al fronte per dare il buon esempio. Ma Bottai esercita il suo spirito critico scrivendo alla moglie: «L'esercito è una macchina vecchia. Ci sono incongruenze incredibili, usi antidiluviani, mancanze e sperperi contraddittori». Continuano i bombardamenti aerei. Gli italiani e i tedeschi colpiscono Malta di frequente, 58 volte soltanto in gennaio, secondo quel che scrive Churchill. I britannici, a loro volta, colpiscono Napoli, Palermo, Catania, Siracusa, Brindisi, Avellino, Torino, Savigliano, Venezia, Livorno, Pisa, Rodi e varie località della Sardegna. Ma l'evento più drammatico è il bombardamento di Genova, effettuato di sorpresa all'alba del 9 febbraio da una squadra navale britannica che fa rotta da Gibilterra alla città ligure e ritorna alla base senza essere disturbata da nessuno, se non da qualche cannone costiero. I grossi calibri di quelle navi provocano effetti disastrosi. Il bollettino italiano dell'Indomani parla di ingenti danni alle abitazioni civili, nonché di 72 morti e 226 feriti finora accertati. Aspetti di una fabbrica di proiettili che, come tutte le altre industrie belliche italiane, lavora intensamente per il potenziamento delle nostre armate. Al suo aspetto siderurgico, la fabbrica accoppia le caratteristiche di una officina di precisione. Dopo il lavoro delle fornaci e dei magli, la tornitura e la calibratura sono effettuate con rigorosa esattezza. A questa lavorazione anche le donne apportano un efficiente contributo. Mentre in piena guerra le aviazioni in lotta rinnovano e moltiplicano gli apparecchi, la preparazione aerea italiana accentua ancora il suo ritmo nell'allestimento delle macchine e nell'addestramento dei piloti. Ecco una delle nostre fabbriche di aeroplani di ultimo modello. Anche l'occhio del profano individuerà, seguendo il fervido e ordinato lavoro, la progressiva e veloce costruzione degli apparecchi. Di grandezza fra gli operai e le parti degli aerei possono fornire una idea, sia pure approssimativa,
delle imponenti dimensioni di questi veri e propri incrociatori del cielo, dotati di velocità che fino a pochi anni or sono non erano neppure privilegio di apparecchi da primato. Cuore e nervi perfetti sono i requisiti fondamentali richiesti agli aspiranti aviatori, i quali prima di essere ammessi all'onore e ai rischi del volo sono severamente collaudati. Dopo un completo esame della vista, il candidato è rinchiuso in un ambiente speciale, dove la pressione atmosferica gradatamente diminuisce. È come se il candidato ascendesse a poco verso quote sempre più alte. La grafia dell'esaminando è indice infallibile della resistenza del suo organismo alle varie altitudini. Si sale, la scrittura parla chiaro. Le velocità raggiunte dagli ultimi tipi di apparecchi sono tali che durante le fulminee manovre tutta la massa sanguigna del pilota è sottoposta ad un violento effetto centrifugo. Indispensabile quindi un preventivo collaudo con questo apparecchio da capogiro ad una velocità corrispondente a quella degli aerei. Prove e selezioni così severe sono soltanto possibili con una totalitaria preparazione fisica delle giovani generazioni. Gli apparecchi che si fabbricano in questo stabilimento sono costruiti interamente in metallo. La tecnica italiana ha raggiunto in questo campo una perfezione assoluta che mette i nostri aerei in primissima linea nel mondo. Bocca della galleria del vento, dove speciali modellini che riproducono esattamente gli aerei grandi vengono sottoposti a forti correnti d'aria che ne collaudano la resistenza e le possibilità di navigazione. La metodica preparazione militare che si fa di giorno in giorno più intensa per fronteggiare qualunque necessità possa manifestarsi nel grave momento che attraversa l'Europa. Ecco il parco cannoni del balipedio Gregorio Ronca di Viareggio, centro di esperienze e di studi della Regia Marina per le artiglierie. Nel balipedio si determinano le caratteristiche della traiettoria del proiettile con adatti e moderni sistemi di misurazione e con opportuni calcoli per la compilazione delle tavole di tiro.
Assistiamo ora alla misurazione della velocità iniziale del proiettile. Su appositi tralicci vengono issate due bobine elettromagnetiche, nelle quali il passaggio del proiettile, appena uscito dalla bocca del pezzo, provocherà variazioni di corrente elettrica, che, registrate sulla carta sensibile degli oscillografi, renderanno noto il tempo impiegato dal proiettile a percorrere lo spazio tra le bobine. Si potrà quindi ricavare col calcolo la velocità iniziale, uno dei dati sperimentali più importanti per la costruzione della tavola di tiro. Si carica il pezzo. Gli osservatori sono in vedetta. Si comunicano i dati di elevazione del cannone. Fuoco! Il proiettile traversa le bobine. L'oscillografo segna la variazione di corrente. Si osserva il punto di caduta. Procede rapidamente ai calcoli. Il rendimento del pezzo è consacrato nella tavola di tiro. Venezia. La mostra dell'italianità della Corsica, inaugurata dal Duca di Genova, è la degna conclusione di un lavoro quasi decennale svolto in Italia dai gruppi d'azione Corsa per far conoscere l'isola italiana di sangue, spirito, lingua e cultura, che divise le fortune di Roma, di Pisa e di Genova fino alla tragedia di Ponte Novo, che nel 1769 consacrò il dominio francese. Hanno contribuito alla mostra, oltre ai gruppi d'azione, l'Archivio Storico di Corsica, il Parmense, l'Istituto Geologico di Cagliari, la Biennale di Venezia, la Deputazione di Storia Patria Toscana. Il busto di Pasquale Paoli, eroe dell'indipendenza corsa, nella Sala dell'Italianità. Martellamento di tutto lo schieramento nemico da parte della nostra aviazione continua senza tregua. Al di sopra di banchi di nuvole che occultano la squadriglia all'osservazione nemica. Giunti sugli obiettivi, i bombardieri si abbassano per centrare i bersagli. Sulla costa sono accolti da un nutrito fuoco contraereo, impotente tuttavia ad allontanare i nostri dai bersagli. Ritorno alla base a volo radente sul mare. Ad un nuovo prodotto dell'industria aeronautica italiana, il Cant Z511, gigantesco transatlantico interamente metallico. Mosso da 4 motori, può trasportare, oltre l'equipaggio di 6 persone, 16 passeggeri, ad una velocità di 330 km orari, con una autonomia di volo di 4.000 km. Tutta la sistemazione è molto curata e confortevole.
nostre truppe sulle linee avanzate del Kenya. Una colonna di camicie nere in marcia verso le prime linee. Anche un'autocolonna con artiglieria muove verso la zona di combattimento. Prende posizione. Dall'osservatorio si rilevano rapidamente i dati di tiro. I nostri pezzi aprono il fuoco. Il nemico ha abbandonato il villaggio, ormai saldamente in nostro possesso. Malgrado le proibitive condizioni atmosferiche e lo stato dei campi d'atterraggio ridotti a pantani dalla pioggia, i nostri aviatori continuano ad assolvere le missioni di guerra loro affidate. Particolarmente difficile e rischioso è il decollo con bombardieri pesanti, ma i nostri piloti affrontano e superano ogni difficoltà. I caccia si involano da piste improvvisate. La squadriglia è già in volo sullo schieramento avversario. Le montagne della Grecia sono ancora coperte di neve. Ogni giorno raffiche di bombe sono centrate su tutti i punti sensibili dell'organizzazione avversaria, inesorabilmente battuti dall'ala fascista. Romagna. Colpi d'obiettivo in una moderna filanda di seta particolarmente adatta per la confezione di paracadute. Siamo nel reparto bacinelle. I bozzoli sono trattati con acqua calda per poter essere agevolmente distaccati. Osservate con quale abilità le filatrici sanno districare i sottilissimi capofili di bava. Il serico filo si avvolge regolarmente su questi moderni arcolai. Le bionde matasse sono pulite e ripassate. Si attortiglia la matassa.
Le matasse sono rapidamente classificate secondo le caratteristiche di ogni filo. In un importante settore del fronte greco-albanese si preparano intense azioni di artiglieria contro le posizioni nemiche. Nelle immediate retrovie della prima linea, ai convogli di rifornimenti si alternano i traini dei cannoni, i piccoli calibri e, con più aspra e lenta fatica di uomini, i medi calibri vengono portati alle postazioni di batteria. Si preparano i proiettili tolti dalle riservette. Si calcola l'esatta direzione dei tiri. Fuoco! I calibri battono incessantemente le prime linee avversarie. Mentre ai medi è riservato il compito di colpire e distruggere i centri di rifornimento di uomini e materiali nelle retrovie. Crociera di guerra in Atlantico di un incrociatore ausiliario della Marina Germanica. Mentre le vedette vigilano, all'equipaggio sono consentiti gli svaghi dei turchi in piscina. Un branco di pescicani accosta la nave e invita ad una interessante partita di pesca. Una nube di fumo all'orizzonte segnala un vapore che viene identificato come nemico. Un colpo a salve segnala d'arrestarsi, ma il piroscafo è armato, risponde. I suoi colpi cadono troppo corti e i cannoni dell'incrociatore hanno presto il sopravvento. Altro tonnellaggio nemico va perduto in fondo al mare. Anche la navigazione notturna porta i suoi frutti. I riflettori hanno inesorabilmente preso nel loro raggio luminoso la nave nemica e guidano la mira. Al mattino successivo è un grosso veliero che subisce la stessa sorte. Mentre l'equipaggio viene raccolto a bordo dell'unità da guerra, la nave si inabissa ancora con tutte le sue vele spiegate. Thank you.
configurazione orografica del terreno ha costituito una delle maggiori difficoltà superate sul fronte greco per assicurare i collegamenti e i rifornimenti alle truppe di prima linea. Uno sguardo al traffico delle retrovie. Costituiscono dei tratti particolarmente delicati delle retrovie, perché su di essi si porta di preferenza l'offesa del nemico. Nelle vicinanze, postazioni antiaeree si tengono pronte ad ogni allarme e più volte l'avversario pagò cara la sua audacia. Anche le teleferiche, costruite con mezzi di fortuna, servono per passare. Gruppi di prigionieri greci incrociano il traffico che affluisce verso le prime linee. Intanto l'aviazione non cessa le azioni distruttive sul fronte e sul territorio greco. Da un aeroporto di guerra si levano gli alcioni. La ricognizione ha segnalato in precedenza, dietro le linee nemiche, concentramenti di truppe che bisogna colpire. Tra i monti, nel labirinto delle vallate che si intersecano, il punto preciso è individuato infallibilmente. La raffica delle bombe si abbatte su di esso e disegna sul terreno una compatta serie di scoppi. Ancora un'azione, questa volta su obiettivi lontani. La base navale di Prevesa è affidata alle cure dei nostri S-79, che vi centrano con infallibile sicurezza il loro carico di bombe. Visita dell'ammiraglio Reeder ad un nuovo colosso della marina germanica. Una corazzata di 35.000 tonnellate, entrata in linea da poche settimane. Ordine di partenza. Levano le ancore. Attraverso il canale di Kiel. Durante la befana del soldato.
24.000 doni sono contemporaneamente distribuiti nelle caserme e negli ospedali dal principe di Piemonte, dal segretario del partito, da ministri, sottosegretari, gerarchi. La distribuzione nella caserma del secondo granatieri. Per favore, mi mettete una firma. Sì. All'ospedale della Pineta Sacchetti, le nostre attrici cinematografiche portano ai feriti i doni del Ministero della Cultura Popolare. Un'occhiata alle officine che forniscono le catene per la Marina. Operazione preliminare della fabbricazione e la prova a strappo del metallo per assaggiarne la resistenza. Quindi si recitano le barre delle singole maglie della catena che possono pesare anche 120 kg ognuna, con la sega elettrica per le barre maggiori e col taglio a cesoie per i più piccoli calibri. Vediamo ora come una barra incandescente di 120 mm venga piegata a U per l'inizio della lavorazione. Segue la garbatura a mezzo di un maglio pneumatico. E la cosiddetta ugnatura. La nuova maglia viene quindi infilata nella precedente e ribadita. Ogni maglia va messa al forno per la difficile operazione detta di follitura, durante la quale bisogna osservare il giusto punto di fusione dal quale dipende la saldatura. Le catene ultimate si collaudano a mezzo di un carrello di tensione che esercita trazioni di centinaia di tonnellate. Ed ecco uno dei più grandi pezzi forgiati, del peso di ben 4 tonnellate. Assistenza ai nostri soldati in Albania. Vengono distribuiti negli ospedali ai feriti e convalescenti libri, giornali, sigarette e doni. L'opera di distribuzione raggiunge i nostri combattenti agli ospedaletti da campo delle linee più avanzate sul fronte greco. Primi segni e preparativi dell'imminente controffensiva che, sferrata dalla Sirte, ha già oltrepassato Bengasi. La fraternità d'armi dei soldati dell'asse si è cordialmente rafforzata e si va cementando con indissolubili vincoli di sangue sui campi di battaglia dell'Africa settentrionale. Nostri reparti celeri raggiungono la prima linea insieme con l'artiglieria divisionale. Carri armati germanici, che svolgeranno un'azione decisiva contro le unità motorizzate inglesi, si avviano verso le posizioni avanzate.
nuove strade continua intanto l'afflusso delle nostre unità di truppe celeri e di artiglieria. Sulle linee di resistenza, in attesa del segnale d'attacco. Reparti di truppe autotrasportate filano a tutta velocità verso i punti di concentramento. Negli aeroporti avanzati, i nostri piloti, in collaborazione con i germanici, si prodigano con instancabile attività. Dai varchi dei reticolati passano le truppe lanciate alla vittoriosa controffensiva. Aerei tedeschi fanno da battistrada alle unità avanzate. Duello tra l'Aquila e la Testuggine, ovvero come si va a caccia di carri armati britannici nel deserto.